Buon sabato, ben ritrovati insieme a Massimo Mazzucco. Ciao Massimo. Ciao, buongiorno a tutti. E quest'oggi con noi eh, c'è un bel ritorno, quella della dottoressa Barbara Balanzoni. Bentrovata dottoressa. Buongiorno a tutti, grazie. Eh sì, l'avevamo già ospitata, poi la seguiamo sempre nei suoi video, video sempre che aprono squarci di... Riflessione, eh, medico chirurgo specialista in anestesia e eh, rianimazione. Io partirei proprio da che aria tira, ecco anche eh, tra i colleghi medici. Innanzitutto ieri è uscita un'agenzia dell'Agi che raccontava no? del di, di, giornalista dell'Agi che si era intrufolato in un gruppo Facebook di sanitari definiti eh, Novax. e eh, La notizia, poi oggi è stata ripresa. Adesso Credo che riusciamo a far vedere eh, il giornale, proprio il giornale con i microscopi per intendersi, che spara in prima pagina questo titolo qua. Così i medici Novax boicottano i vaccini. Prove di congiura su Facebook, un profilo con iscritti: 17.000 operatori del settore, blocchiamo gli ospedali. Eh, ecco che Aria tira dentro gli ospedali? Cioè, è è un un attimo, un prof... no, non ho capito cioè i medici cosiddetti Novax bloccano gli <ride> ora allora, sto qua sei, praticamente se ho capito bene sei infiltrato perché sono tutti così cretini che non sanno che in questi gruppi ci sono già degli infiltrati no? Perché siamo una banda di idioti per cui non immaginiamo che ci possano essere degli infiltrati poi dopo la notizia è, analizziamola eh, come boicottare i vaccini e bloccano l'ospedale a dire il vero siamo noi che siamo sospesi quindi chi blocca l'ospedale il decreto legge, quindi già uno che scrive un titolo così vuol dire che non ha capito manco di cosa sta parlando, Cioè, eh bloccano gli ospedali quelli che hanno deciso che i medici non lavorano, ma come Beh, si fa a scrivere Fabio. un titolo così, io mi chiedo, cioè, basta veramente l'ABC per capirlo, no? è semplice, non sono concetti complicati questi. No. Scusa Fabio. Mi senti Fabio? No, dicevo, non ho capito bene il senso dell'articolo del titolo, cioè la congiura quale sarebbe? Ma nessuno l'ha capito, penso neanche chi l'ha scritto. Ah, è, so è solo pu pur di mettere la parola congiura legata e a Novax. Ah, ecco, sì. Siamo all'impressionismo puro, anche dal punto di vista mm. giornalistico. Sì, sì, Se non è sì, 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 più importante cioè, neanche sì. un titolo sensato. Basta sì. buttare sì. là due, due schizzi di vernice no. per eh, non ma dire perché, altro. Ma, ma perché, oramai, perché oramai sta diventando talmente evidente il la farsa che hanno. C'è un bisogno, io lo noto così più che altro per, per l'istinto che me lo dice. C'è stata un'escalation che non è supportata da nessun tipo di dato. Quindi è fine a se stessa, e quindi c'è un'asticella che continua ad essere alzata. Ma eh, scrivere. Una roba del genere, cioè, io se fosse direttore del giornale lo chiamerei e gli dico Ok, tu da domani vai a fare un altro lavoro perché è evidente che non capisci l'italiano, il senso italiano di quello che scrivi, il tenore a letterale. A meno che l'articolo gliel'abbia chiesto il direttore, attenzione. Sì ma bisognerebbe anche poi leggerlo perché molte volte il titolo e l'articolo eh, non sarebbero certo. neanche matchabili. Se, se facessimo un, un, un quiz su metti il titolo attaccato all'articolo, e tu dici: Ma che film è questo? Per cui, allora, siamo ragazzi, a questo livello, siamo... però. Nella pagina interna eh, c'è scritto la congiura dei medici che rifiutano il vaccino. Boicottiamo i reparti su Facebook, il profilo Novax, eccetera, eccetera. Iscritti 17.000 chiamano alla piazza e studiano come aggirare l'obbligo di siero. Mettiamoci tutti in malattia, così blocchiamo gli ospedali. Poi sotto c'è un'intervista, al solito, Filippo Anelli, presidente oh, dei Medici. Che dice eh, sostanzialmente mm. che eh, la legge, anzi, chi non crede nella cura, cambi lavoro, il decreto. Chi non crede? Chi no, cioè, Anelli da. dice chi non crede. Chi non crede, cioè, così è tipo, tutto. Io credo che Napoli dovrebbe vincere lo stipendio, ad esempio. Io credo che domani pioverà. Io credo che oggi sia nuvoloso fino a sera. E, e, e Anelli dice chi non crede nelle cure. Cure. Vabbè, ve ne parlo dopo delle cure. <ride> E poi dice il decreto sull'obbligo, ammette, non è chiaro. Allora, la domanda che infatti volevo fare <ride> no, diciamolo, diciamolo, cioè, noi siamo veramente, non ce la siamo programmata questa intervista, quindi ah. non ci siamo accordati. Quindi, io queste cose le sto veramente apprendendo adesso. Quindi, Anelli, noto giurista, noto costituzionalista. Eh, che ieri ha comunque mandato una, un documento FNOMCEO di, dicendo a tutti i presidenti di ordine, praticamente di non farsi intimidire dalle diffide arrivate, di mandare senza, senza esitazione tutti i dati a chi li devono mandare. Oggi, dall'alto della, ehm, della sua competenza giuridica, eh, che è sempre stata sotto eh, i minimi termini, eh, dice che il decreto è confuso. No, se lo dice Anelli sicuramente… Tra l'altro, scusate, aggiungiamo, aggiungiamo a, queste, a queste notizie, aggiungiamo un'informazione che diventa interessante. Io ieri ho visto di passaggio: mi sembra che fosse un ADN Cronos dove Draghi diceva: Non stiamo a preoccuparci adesso della legalità dell'obbligo, per adesso vacciniamo tutti, poi ne discuteremo. Cioè, come dire, tanto facciamolo, poi discutere, rimandiamo Ma a domani. No, il tanto, il tanto facciamolo è eh, evidente già da una serie di, ehm, così, di dichiarazioni fatte anche da, dal fatto che, ehm, come posso dire, si sta tentando ehm, di intimidire eh, i medici, questo lo posso dire. Senza paura di essere smentita, perché io non sono nel gruppo dei 17.000, perché non, non mi risulta di esserci almeno, o se ci sono non so dove sia, quindi non lo leggo. Ma il, quello che abbiamo notato sia io che gli avvocati con cui mi sento quotidianamente, c'è cioè proprio cioè il medico medio è andato in tilt, perché ovviamente non, non, non conoscendo. Eh, le, le regole giuridiche, non conoscendo il mondo del diritto, si vede arrivare una tegola così e quindi pensa di essere spacciato. Ma, ehm, e, e quindi eh, alcuni hanno già ceduto se, 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 trapezeta per una bolognese senza nemmeno capire che eh, il vaccino a cui si stanno sottoponendo in questi giorni, dopo il decreto, è comunque fatto a titolo volontario quindi non hanno capito che non lo stanno facendo eh, come obbligo ma lo stanno facendo firmando il consenso informato che non si può capire come possa essere informato visto che c'è il segreto industriale dietro questi vaccini e, e, ed è iphyma e tutti e, e le ditte stesse dicono che non, non sanno gli effetti di quello che stanno iniettando per cui è, è per definizione un consenso al buio, un, un, una delega in bianco rispetto a quello che potrà accadere al, al, all'organismo umano e eh, si sta sfruttando appunto questa arma dell'ignoranza dell giuridica che tra i medici devo dire raggiunge livelli epici e, ehm, e quindi bisognerà vedere come intendono porre rimedio a tutti i profili di incostituzionalità evidenti che ci sono, alla confusione dei termini usati, perché è stato costruito apposta per colpire la pancia di chi legge, quindi dire, oddio, da domani rimango senza stipendio, non so come far a mangiare, e, e, e questo è, ed è chiaramente cioè per chi è dentro questo, per, per, chi, per, per chi legge con cognizione di causa, questo tentativo è, è evidente. Anche il fatto di avere coinvolto l'ordine dei medici eh, e avere coinvolto, poi vediamo, cioè, poi vediamo Filippo Anelli. Cioè, L'abbiamo capito tutti come fatto oramai, quindi non stupisce che lui faccia delle dichiarazioni. Cioè, ma chi non crede nella cura? Ma, ma sembra veramente cioè, chi non crede alle favole o chi non crede a, ai Barba papà o chi non crede a Babbo Natale. Ma poi scusa, eh, tra l'altro, chi non crede nella cura, lo hanno detto loro stessi, che praticamente il vaccino ha, ha un 60% di efficacia. La Quindi c'è ci... scritto sul Quindi, volendo, non è io chi. Io credo al Bugiardino. Il Bugiardino mi dice che praticamente già la, quasi poco più della metà delle persone teoricamente vengono protette, ma solo per un periodo breve e, e restano comunque contagiose. L'altra metà non viene neanche protetta. Quindi non sono io che devo. È... Il, il problema però è un altro: il problema certo. è, è questo. Io l'ho detto più volte: la, cioè il, il contraddittorio scientifico è stato eliminato dalla TV, ma è obbligatorio nel processo e quindi verranno portati a processo tutta una serie di persone. E su questo non ci sono dubbi che ci saranno tutta una serie di processi. E giusto così per inciso, ricordiamo che da ieri eh, Ragneri Guerra è indagato dalla Procura di Bergamo per avere fornito, secondo la Procura, false informazioni. Per cui io credo che ci saranno alcuni magistrati che sono rimasti lucidi e nei processi il contraddittorio è, è, è obbligatorio e quindi eh, verranno fuori diverse cose, ad esempio ne cito alcune. Che riguardano la gestione della prima ondata, perché qui il discorso è molto semplice. e Di solito le risposte più semplici e più immediate sono quelle anche che spiegano tutto, perché sono le più vere. Nella prima ondata, poi questa storia delle ondate a me non piace, l'anno scorso, per intenderci, un anno fa, eh, la pandemia è stata gestita in modo cialtronesco, e questo è evidente dal fatto che le persone sono state lasciate a casa finché praticamente non erano più morte che vive i farmaci che sono stati eh, em, osteggiati perché poi alcuni medici, allora alcuni medici non hanno più visitato manco morti, incluse le guardie mediche che avevano l'ordine di non ricevere pazienti e anche questo è un che di funesto perché se tu fai il medico e ti ha proibito eh, visitare pazienti, forse tu dovresti essere sospeso ma per sempre dalla professione perché non hai i requisiti morali per farla. Comunque Siccome le aziende avevano dato ordine alle guardie mediche di non, di non far entrare nessuno negli ambulatori, i medici di base non ci andavano perché abbiamo scoperto che esiste la medicina telefonica, che però non ha grandi risultati, o meglio, ha incrementato l'edilizia eh, funeraria, praticamente. Eh, si, 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 ne, la via ufficiale era quella, li lascia a casa finché praticamente un'ambulanza non li trasporta in ospedale dove poi finiscono quasi direttamente in un sacco nero e poi vengono bruciati. Invece altri hanno fatto il loro lavoro e hanno utilizzato dei farmaci che non sono scoperti da premi Nobel, ma erano farmaci dotati di un'attività antivirale anche se non... Ehm, prevista, cioè non erano farmaci che nascevano come antivirali ma nascevano come l'idrossiclorochina, come antireumatici e che poi avevano, eh, scusate, antimalarici e poi avevano anche un'indicazione in alcune malattie reumatiche, comunque farmaci molto conosciuti e, e, che, e che avevano già dimostrato con la SARS, quindi nel 2003, eh, un'attività antivirale. E ehm, adesso io non entro nel merito delle cure domiciliari perché non facendo il medico di base non è quello che io faccio tutti i giorni. però so per certo, perché poi mi sono documentata e mi è stato confermato da più fonti, che ehm, eh, i farmaci che sono stati utilizzati erano molto efficaci. E certamente, come medico ospedaliero, posso dire che i pazienti più gravi che arrivavano in ospedale e duravano molto poco perché morivano erano appunto quelli che erano stati lasciati a casa. 7-10 giorni e lì si era innescato tutto poi il meccanismo della cascata citochinica che ormai sappiamo tutti, il danno d'organo diffuso e quindi erano persone poi irrecuperabili perché oramai la macchina nel suo, nel suo complesso si era rotta, la macchina come, inteso come corpo umano. Ora per poter arrivare, pensate un attimo, eh, pensate questo, per poter arrivare all'idrossiclorochina ehm, disponibile a, in questi mesi, si è dovuti arrivare a una pronuncia del Consiglio di Stato perché alcuni medici di base, a cui va tutto il mio supporto e, e tutto il mio il ringraziamento, si sono intestarditi. Hanno fatto ricorso al TAR per ben due volte, perché poi avevano, gli era stata rigettata la richiesta. Comunque, il Consiglio di Stato, quindi l'organo d'appello della giustizia amministrativa, ha detto all'AIFA che aveva impedito di usare eh, l'idrossiclorochina. Cara Aifa, tu non puoi impedire ai medici di fare i medici e siccome loro hanno dimostrato che ci sono ehm, effetti positivi e tu invece non hai dimostrato nulla perché hai semplicemente detto che tu puoi fare quello che vuoi ma così non è, perché tu non puoi sostituirti ai medici, soprattutto se non ci porti la documentazione per cui lo fai. Quindi noi per arrivare al fatto che i medici di base potessero usare l'idrossiclorochina, noto dal 2003, siamo dovuti arrivare, mentre le persone continuavano a morire, tutto ciò, a una pronuncia del Consiglio di Stato. Ora mi si dica se è tollerabile che si debba, si debba arrivare a un organo d'appello eh, giurisdizionale che dica ai medici che, si può, che, che noi possiamo fare i medici. Scusa, In tutto ciò, Anelli, dove stava? Scusami, visto che lui è un medico di base. Scusa se ti interrompo su, proprio su questo argomento. Perché io sto completando finalmente il mio, il mio video sulle cure proibite. Eh, su questo passaggio dell'idrossiclorochina, infatti, avrei voluto poi chiederti una consulenza, quindi ne approfitto. Il, eh, il fatto che venga permesso al medico di base, se vuole, se riesce a trovarla, sì. se proprio ha la fantasia di usare il dorsicorchino, non significa che è stata introdotta nei protocolli, giusto? Cioè il protocollo rimane tra chi perine vigile attesa fino ad oggi? Allora, io non faccio grazie a Dio il medico di base perché se io fossi un medico di base eh, penso che sarei ai ceppi perché non avrei lasciato passare assolutamente queste cose mi risulta da quanto mi hanno eh, riferito che sì allora intanto molti medici manco sanno cos'è il Consiglio di Stato, quindi vadi tu a spiegare che possono usare l'idrossiclorochina, però mi risulta che il protocollo ufficiale cioè tachipirina e poi vigile attesa non ho mai capito la parola vigile che cosa significasse, comunque sono rimasti identici, ma qual è qui la chiave per capire tutto, qual è che Bisogna ammettere, bisogna essere onesti e ammettere una gestione cialtronesca dell'anno scorso, della fase dell'anno scorso. Se non si è disposti ad ammettere, perché poi la gente si incazza a quel punto, perché come Bassetti se ne è uscito, eh, abbiamo sbagliato a non fare le autopsie, ma pensa un po' a Matteo, è eh, un genio. Cioè, come se sono usciti, poi alla fine eh, abbiamo sbagliato, in effetti, come se nulla fosse, come se sì, come, oddio ho dimenticato di comprare il sale, oggi il sale groffo, metterò nell'acqua dei bancheroni il sale fino, così. Eh, in realtà, siccome non si è disposti a dire che l'anno scorso si è, sta, si è avuto una gestione che manca il terzo mondo, allora a questo punto tutto ciò che diventa pericoloso da questo punto di vista, tipo dire ehm, abbiamo sbagliato a tachipirina e vigile attesa, non viene detto, e quindi si continuano a fare errori per occultare l'errore che ormai comunque hanno capito tutti dell'anno scorso. Quindi è come quando tu. Eh, per, per occultare un tuo sbaglio poi invece di ravvederti ne fai un secondo che però non è più uno sbaglio innocente, ma è uno sbaglio per non ammettere l'errore avvenuto l'anno prima. Quindi è eh, ecco, esattamente qui. Chi è che può andare in TV di tutte le persone che, che, che ci sono costantemente a, anche a dire che a parlare di effetti avversi dei vaccini, a parlare. Di, di, di vermectina, che comunque si è visto funzionare bene, di idrossiclorochina, di gestione precocissima, perché il paziente che riesce a intercettare immediatamente e lo gestare all'aria aperta, come abbiamo sempre detto, fa bene, che la vitamina C, la vitamina D, gli antiossidanti, proteggono dal danno cellulare, tutte cose che sapevamo tutti fino a un anno fa, Ma tu. Qualcuno mi ha chiamato nonostante il blocco. Mi vedete? Sì, sì, vero. Sì. Ok. Ah, okay. Mi ehm, eh, ha fatto perdere il fio sta, sta telefonata. Niente, dico, nonostante, nonostante, eh, che, cioè, chi può andare in televisione a dire le banalità, tipo che la vitamina D ha bisogno del sole per poter esercitare. La sua funzione, cioè, noi siamo tutti qua come una banda di decerebrati chiusi in casa contro ogni regola, anche perché è stato detto da tutti, da fonti ufficiali, che alla luce del sole il virus ha un'emivita, eh, scusate, ha una, una sopravvivenza eh, praticamente azzerata. E nessuno che dice eh, andate fuori e, e prendete il sole. Siamo alla follia. Cioè, questa è una follia. Sai qual è il problema? Che questa follia verrà riconosciuta soltanto quando sarà troppo tardi, perché col senno di poi, poi sono tutti bravi, no? Come Bassetti, che dice oggi abbiamo sbagliato a non fare l'autopsia, o quando l'ha detto, doveva dirlo subito, perché uno deve capirlo subito: che se non fai l'autopsia, visto che lo dicevano loro, che era un virus sconosciuto. La prima cosa che si fa, si fa l'autopsia per capire dove va a colpire il virus sconosciuto. No? Non ci vuole neanche un genio di, di, di medicina per capire un concetto del genere. Dopo sono tutti bravi. Dopo tu vedrai quando verrà finalmente questo, questa, come dire, eh, quando ridigeriremo da capo tutto quello che è successo. Fra un anno, fra due, quando succederà, non ci sarà più nessuno in giro di quelli che oggi hanno sostenuto, che hanno combattuto per esempio le cure, sarà pieno zeppo di gente, che io l'avevo detto che bisognava curare a casa, io l'avevo detto fin dal febbraio dove l'avevi detto, a tua sorella andremo a scoprire poi, no, ma nessuno ha fatto una battaglia. Cioè la, 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 la parte più schifosa di tutto questo schifo è che poi questi qui riescono anche a cambiare la loro versione dei fatti e a passare dalla parte della ragione. Succede sempre in questi casi, non ci sarà uno che potrà dire "Scusate, abbiamo sbagliato in buona fede", va benissimo, ma abbiamo sbagliato no, non ci sarà. Io l'avevo detto, erano sempre gli altri quelli che sbagliavano. Non ci sarà mai il colpevole. La vera difficoltà in infatti io mi domando perché non ci siano dei magistrati oggi oggi, non domani, che fanno delle azioni contro chi è stato al governo e chi è ancora al governo oggi. Per queste azioni sbagliate, cioè non capito perché, bisogna aspettare quando tutti avremo digerito i concetti. Gli elementi, come dici tu, sono tutti già a disposizione da adesso. L'idrossiclorochina, il percorso che ha fatto l'idrossiclorochina, è, è, è emblematico. Un, un farmaco che conosciuto da 50 anni, da 60 anni si usa contro la malaria, che non ha mai avuto effetti collaterali a meno di mangiarne quattro scatole in una volta, ovviamente. Di colpo è diventato una roba che è addirittura. Eh, rischiava di farti venire le voglie di suicidio. Poi vai a vedere questa ricerchina che hanno fatto per dire sta cosa e scopri che gli hanno date otto volte le dosi consigliate e per un periodo molto più lungo di quello previsto. Di fronte a cose così evidenti, che persino io che non sono medico, le capisco. Mi domando perché non ci sono dei magistrati che non fanno causa subito a questa gente. Evidentemente, o hanno tutti paura di perdere il posto, o sono tutti comprati ma è pazzesco io non lo so vabbè scusate non era il mio eh, io non, non, non penso che, ehm, che che i magistrati siano siano comprati cioè ce ne saranno ma saranno una minima parte io penso avventa... non avrei dovuto dire procuratori sono, que sono quelli che sono sì, no le no case. no certo sì, sì. allora eh, mh, bisogna mh, stiamo lavorando anche su questo perché che cosa è successo dal punto di vista della comunicazione? Che io sto frequentando ad esempio un corso, come faccio quasi ogni anno, ehm, fatto da un magistrato per mh, il concorso in magistratura, che io non farò mai, però lo faccio per tenermi aggiornata sulle, sulle novità e soprattutto per continuare a tenere allenato il cervello a ragionare. E eh, quando mh, è stato affrontato mh, proprio quest'anno la questione anche dei DPCM, eh, quindi della loro legittimità o illegittimità, e questo, il, quello che io ho percepito così da medico eh, che frequenta un corso di questo tipo, è che comunque il messaggio martellante. Del eh, si sta facendo in nome della salute pubblica, cioè questo, questo cioè siamo consapevoli che non si, non si può governare così, ma l'alternativa è avere più morti o avere una strage. È evidente che fa calare l'attenzione o la verve eh, de, de, del pubblico ministero, del procuratore, che a un certo punto dice: sì, però io. Nel momento in cui mi, mi viene detto, e lo vedo perché non, anche loro, cioè la RAI, ce l'hanno pure loro, che le cose stanno in un certo modo, ehm, andiamoci piano perché dovremmo dimostrare che in realtà questa emergenza mondiale non c'è e il pubblico ministero, lo, gli strumenti per potersi affidare a una valutazione di questo tipo, non li ha, dovrebbe, dovrebbe farsi aiutare in questo caso da un consulente tecnico del PM. E siccome in tv ci andavano i soliti, che non importa neanche più nominarli, e questi soliti, cioè mi metto nei panni di un procuratore adesso, facevano tutti lo stesso discorso, praticamente la procura avrebbe dovuto iniziare delle indagini, andarsi a prendere i vari professoroni e sentirsi dire quello che ascoltavano su Raiuno. Per cui secondo me loro, fino a un certo punto, perché poi forse adesso le cose stanno cambiando, forse, eh, non avevano capito. Certo è, la cosa che mi ha lasciato stupita è quando ci sono stati due militari morti in Sicilia e il, il, pro, il procuratore che, che ha detto che avrebbe fatto, aperto un'inchiesta, avrebbe indagato però ha fatto sapere e questo secondo me è scorretto dal punto di vista comunque eh, procedurale e anche etico che eh, lui si sarebbe vaccinato con AstraZeneca. Ora, a parte il fatto che è medico di, del vaccino che si fa il magistrato, me ne frega zero... Mi, mi, dà fastidio, mi dà fastidio che un magistrato che dovrebbe eh, indagare nell'interesse della collettività faccia un'affermazione simile perché vuol dire che abbiamo già capito come è orientato. Allora, siccome di medicina il, il, il magistrato non sa. Non è che può dire, ah sì, no, però il vaccino è sicuro perché io stesso mi vaccinerò con AstraZeneca e qua ci sono anche ci sono dei, 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 corti dei cortocircuiti, perché io se fossi stata nel CSM una telefonata, questo per dire: Ma cosa stai facendo? Ma tu non puoi, tu sei quello che devi indagare, non puoi fare delle dichiarazioni simili. Quindi in realtà la magistratura andrà prima resa e dotta del fatto che è evidente che c'è qualcosa che non va, per fare in modo che con animo, con animo pacato, con un animo neutro, perché poi non si deve neanche fare la caccia alle streghe. Però, con un animo neutro voglia capire che cosa è successo. E dico quello che ho detto l'anno scorso. Non è ammissibile che l'ambulanza venga mandata o no, a discrezione di uno sfigato che sta dietro a un telefono e non sappiamo nemmeno chi è al 1500, e tu. Che non, sa, non, non so nemmeno se sei un medico chi cacchio sei e se sei un medico che esperienza hai decidi della vita di migliaia di persone che lasci a casa perché ancora non stanno troppo male ma io questa gente qui a tutti quelli che hanno risposto al 1500 io personalmente chiederei no lo chiederei l'ho sempre chiesta un'indagine seria per capire chi erano e in base a quali criteri hanno deciso di non mandare le ambulanze. Poi un'ultima cosa volevo dire rispetto alla questione Bassette e le autopsie. I bambini, I bambini capiscono che non è stato un errore ma è stata una scelta, anche perché c'è il documento, perché poi questi documenti io li ho letti ed erano dei documenti che dicevano che le autopsie per studio e approfondimento erano sconsigliate. Allora, quale ministro della salute può restare in carica quando arriva a, mh, a comunque essere eh, politicamente eh, responsabile di un documento simile che le autopsie per motivo di studio e approfondimento sono sconsigliate? Ma in quale paese non delle meraviglie, ma dei disastri noi viviamo? Questa è la domanda. Allora, l'ultima domanda, poi salutiamo la dottoressa. È proprio sul, sul, tornando sull'obbligo vaccinale, eh, che cosa si dice? Cioè, nel senso, è percorribile la strada, appunto. E quale tipo di strada giudiziaria per evitare la sospensione? Quanto è applicabile poi questo decreto nella concretezza della vita, ad esempio, di un ospedale? Allora, nella, nella, la sospensione, stando a come hanno messo giù le cose, non è evitabile. Quindi non è, cioè, bisognerebbe capire se quella sospensione poi è costituzionalmente eh, legittima perché è una eh, punizione eh, dichiarata, perché, è, 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 da come è scritta la norma, si evince che sia punitiva. E evidentemente, eh, gli ospedali, come ho detto in passato, tu non puoi togliere delle figure. E ho fatto l'esempio degli anestesisti e dei chirurghi perché mh, ci sono dei medici che magari sono più sostituibili perché sono intercambiabili, ma tu per, per fare l'anestesista devi avere per forza la specialità in anestesia e rianimazione perché si usano farmaci che ammazzano le persone se non li sai usare. Quindi non si può pensare di mandare in sala operatoria persone che non sappiano fare questo lavoro e non abbiano il titolo, quindi la, la, la sospensione eventuale. Degli anestesisti bloccherebbe di fatto le sale operatorie non per volontà degli anestesisti, ma di chi li ha bloccati. E la questione obbligatorietà è, eh, è criminale perché è un crimine, e qui, qui è appunto la parola criminale: perché ehm, non è, è assolut assolutamente superabile il codice di Norimberga su sulla sperimentazione contro il volere della persona, ma soprattutto la cosa più criminale, secondo me, è il dolo. Che eh, si evince perché, ne, nelle, in, in tutto questo periodo, noi abbiamo visto, innanzitutto, AstraZeneca naufragare in tutti i paesi perché ci sono stati troppi morti e, e non si potevano neanche più nascondere gli, gli eventi avversi. Quindi si sta obbligando, oltretutto, non, non sarebbe lecito neanche se questo vaccino fosse. Non si sa magari quanto protegge, ma fosse innocuo, cioè non sappiamo se ti fa bene, ma non ti fa male. Diciamo così: già obbligare qui sarebbe contro ehm, il codice di Norimberga, più altre ehm, fonti sovranazionali oltre la Costituzione. Ma addirittura imporre un farmaco che ha e, e Pfizer e Moderna hanno anche loro le loro rogne. Adesso di qua, AstraZeneca, ai sanitari toccava Pfizer o Moderna ma addirittura obbligare a un, un, un vaccino che abbiamo già visto quanti morti ha fatto, pena la sospensione dell'esercizio professionale perché viene inventato o viene formulato questo, questo requisito, quindi la vaccinazione diventa requisito indispensabile. Qui c'è Neldi che l'ha detto mille volte e da qui si capisce quanto stiamo combinati male. Cioè che il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dica che i medici andrebbero, se fosse per lui, l'ho sentito su Radio 24, andrebbero licenziati, che è un obbligo morale. Cioè, Anelli non sa nemmeno dove stanno Rimberga probabilmente, cioè sulla cartina geografica, perché fare discorsi nel significato che ha avuto il primo processo e quello che ne è derivato. Ma si dimostra che qui si vuole colpire il dissenso. Eh, quindi il dissenso dei medici che non lo fanno, cioè i medici sono tutti vaccinati per, per le vaccinazioni che vanno fatte perché quelle eh, sono, sono obbligatorie e, e sono anche giustificate da, da motivi di esposizione al rischio per cui mh, non, si, non, si, non possono essere definiti Novax. Però si è cercato di fare scattare questo automatismo medico contro vaccino Covid come medico Novax per evocare nella popolazione quel fastidio e creare quei nemici. Che sarebbero poi adesso la causa delle mancate riaperture, perché poi se voi ascoltate i discorsi sono: riapriremo quando le persone saranno vaccinate. E anche questo è un meccanismo di propaganda per far capire alla casalinga di Voghera che se non si riapre è perché ci sono dei medici che non sono vaccinati, e tutto va in quella direzione. Credo comunque che nei processi, mi auguro, penali, quando il contraddittorio sarà. Rispettato per forza e quando verranno sentite le persone più ehm, indicate per parlare di quando si vaccina, come si vaccina, che non ha nessun senso vaccinare in piena pandemia, che la vaccinazione porta alla fuga delle varianti. Io credo che le persone che saranno chiamate a testimoniare non vorranno esporsi a, una, a un processo per reticenza o falsa testimonianza, per cui lì la verità verrà ristabilita e vedremo quanti direttori... Di varie cliniche universitarie potranno dire che si vaccina durante una pandemia. Sono davvero curiosa di vedere chi in un processo penale, sentito come testimone, potrà affermare una cosa simile. Ma lì sarà ormai troppo tardi. Ecco, ma nel, in questo processo penale che, chi, chi potrebbero essere gli imputati, essendo un decreto legge? Eh, questa è la bella domanda. Ah, no. Eh, il, il processo penale ovviamente no, no, il processo penale non è fatto contro un decreto legge perché non, non è quella la via. Cioè, la, per poter sindacare la legittimità costituzionale della legge eh, deve, deve esserci un processo e il giudice di quel processo deve, deve sollevare la questione in corte costituzionale. Il processo penale però potrebbe essere quello eh, molto banalmente fatto per una morte evitabile per un omicidio colposo perché il fatto le persone che sono morte con la classica parola nessuna correlazione ci sono dei fascicoli aperti eh? attenzione bene e già in più di un caso è, sta, è emerso che queste persone erano sane e è anche emerso che eh, in Italia no perché siamo una banda di idioti ma all'estero i medici seri hanno mh, posto la correlazione tra AstraZeneca, ad esempio, e il decesso. A questo punto, se il medico che ha somministrato il vaccino, perché è vero che c'è lo scudo penale, ma anche lì va verificato poi che scudo penale sia, perché loro hanno fatto l'obbligo per il vaccino e parallelamente hanno fatto lo scudo penale, cercando di uscire da questo impasse appunto del processo penale, ma anche lì bisognerà giocarsela, perché non è così chiaro che cosa sia coperto oppure no. Se un paziente viene indotto in errore e gli viene fatto credere che questo vaccino è la sua salvezza e muore la notte e non ci sono spiegazioni alternative al vaccino e la procura apre un'inchiesta, se il medico eh, della, della, della famiglia che segue la famiglia e l'avvocato sono bravi, un processo penale verrà fuori ad esempio e allora se dovesse emergere che la persona ha eh, firmato un consenso ad esempio invalido perché non ci aveva capito niente o nessuno gli aveva detto niente cade il presupposto del consenso cade la validità di quel consenso e quindi cade la legittimità del medico a, a somministrare l'iniezione eh, perché eh, in Italia c'è stata una legge recente nel 2017 che ha, ha delineato perfettamente, lo sapevamo già anche prima, ma ha positivizzato, quindi ha messo nero su bianco quello che era già comunque per la Cassazione cristallino, e cioè come si acquisisce un consenso informato, che ad esempio certamente non lo potrà mai acquisire un farmacista perché eh, mh, non può non è un medico quindi non ha proprio eh, la, le capacità per poter valutare quindi il processo penale non è su, a cui faccio riferimento io non è, è contro un decreto legge impersonale perché è un processo impossibile ma è un processo penale dei vari casi concreti per, per lesioni o omicidio sanitario che inevitabilmente eh, ci saranno. Solleva il problema costituzionale. a descrizione del no, per quello, oltretutto, ehm, eh, la questione di, di legittimità costituzionale molto probabilmente sarà sollevata nel civile nel corso di un giudizio di diritto del lavoro, quindi in un ricorso al giudice del lavoro perché le persone sospese impugneranno la sospensione e il decreto legge che è, è fatto presupposto per la sospensione. E mi pare impossibile che poi il, giu cioè il giudice a quel punto o disapplica direttamente il decreto legge e dice: Questo decreto legge è talmente evidente, quindi io lo disapplico. Quindi torna a lavorare perché la sospensione non può esistere, perché quel decreto legge lì non poteva fare questo, un po' come con i DPCM e l'autocertificazione che può essere falsa. Perché tanto non c'è nessun DPCM che valga quello che è successo, lo sapete tutti, no. Che, che quindi sono, ci sono state delle sentenze che dicevano rispetto ai DPCM: tanto questi, questi sono atti illegittimi, quindi non si può neanche fare il processo. Perché non, non esiste di cosa contendere a ragione del cittadino. Io credo che la questione di legittimità costituzionale sarà sollevata direttamente dal giudice del lavoro che chiederà. Eh, appunto alla Corte Costituzionale, ma qui si apre un altro problema perché la Corte Costituzionale mi sembra tutto tranne che imparziale in questo momento rispetto a questo tema. Però è anche vero che ci sono poi anche i rimedi sovranazionali: non è che dove finisce la Corte Costituzionale finisce il mondo assolutamente no. Per cui anche lì, secondo me, un po' che la gente si sveglia, un po' che le aule di tribunale saranno eh, piene di questi casi, un po' che i, i giudici, i, scusate, gli avvocati saranno bravi a impostare eh, la questione, un po' che ci saranno medici capaci di fare i consulenti i tecnici. Eh, io penso che siamo veramente agli sgoccioli, perché se non siamo agli sgoccioli così, e mi viene da pensare ai campi di contenimento che stanno costruendo, che, che Draghi non si è degnato di spiegare a cosa servono quei campi di contenimento che stanno costruendo in tutte le regioni. O è l'inizio della fine del mondo, oppure è l'inizio della fine di questa pantomima. N non c'è tanta alternativa. Grazie dottoressa di essere stata ancora con noi e seguiremo insomma le, le battaglie delle prossime settimane. Grazie, grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci. Grazie mille. Allora Massimo facciamo vedere adesso ehm, le parole proprio di, di Draghi eh, che eh, tu citavi prima in parte eh, perché eh, credo si riferisse al, al passaporto almeno quello che ho sentito io al fatto che se non è di competenza ah. insomma no? però precedute da quel momento secondo me di grande cabaghera virgolette cioè quando prima ha obbligato i sanitari col decreto a vaccinarsi e poi gli fa anche la gamanzina perché i sanitari più giovani, gli psicologi sono dei sanitari ah, e eh, sì, stanno vaccinando. Sentiamo un po'. Il rischio di decesso è massimo per coloro che hanno più di 75 anni. La conclusione di questo è che bisogna vaccinare prioritariamente quelli che hanno più di 80, quelli che hanno più di 75, poi quelli che hanno più di 70, fino ad arrivare a quelli che hanno più di 60. Tutto dipende da questo. Tutto. Quindi eh, il generale Figliolo uscirà poi con una direttiva riguardo per le regioni, e qui rispondo alla disparità tra regioni. Ma uno, un po' come dire, banalizzando, dovrebbe dire smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, smettetela di vaccinare i giovani, i ragazzi o comunque i, i ragazzi, sì, ragazzi, so, io posso dire di 35 anni, eh, psicologi di 35 anni perché sono operatori sanitari anche loro, queste platee di operatori sanitari che si allargano in questo modo. Ma con che coscienza un giovane o comunque uno che non è compreso nelle prenotazioni salta la lista? E si fa vaccinare. Questa è la prima domanda che uno si dovrebbe fare prima di farla al governo, alle regioni, questa è la prima domanda. Con che coscienza la gente salta la lista, sapendo che lascia esposto al rischio una persona che ha più di 75 anni, un rischio concreto di morte. Quindi questo, per, a questo fine bisogna fare come hanno fatto altri paesi, cioè annunciare che noi siamo pronti ad accogliere tutti i turisti che abbiano un certificato vaccinale i turisti americani ce l'avranno ma anche i turisti del resto dell'Unione Europea dobbiamo procedere rapidamente nel nostro interesse ad avere un certificato vaccinale quindi piuttosto che preoccuparsi poi delle complicazioni che ci sono complicazioni di carattere anche etico cominciamo a farlo e poi dopo, dopo quando ce l'abbiamo ci preoccuperemo anche di non discriminare quelli che non l'hanno fatto eccetera, ci sono tantissime Punti che vanno affrontati con serietà. Eccolo qua. Allora era riferito al passaporto, hai ragione tu sì. Certo che è pazzesco quest uomo, cioè lo stessa, dovrebbe, questo uomo, eppure dovrebbe essere il genio che ci salva. La stessa persona che fa il decreto, che obbliga i sanitari, poi se la piglia quei sanitari si fanno il vaccino. Ma è una roba, cioè, bisogna essere veramente fusi. Dentro, davanti e dietro, per, per, per riuscire a dire le stesse due, due cose così diverse nello stesso discorso, è pazzesco. Mi nota un certo scollegamento con la realtà, anche no? Perché non che Gli psicologi sono dei operatori, infatti, ieri l'unico eh, che ha rilevato, a parte noi, cioè noi, il in terzo insomma, chi osserva tra le parti in causa è stato il presidente dell'ordine degli psicologi, che ha detto. <ride> Eh, guardi, che anche gli, operati, anche gli psicologi sono degli operatori sanitari quindi non se, la, non se la sono presa con lui quanto con chi chiaramente lo consiglia nel dire queste cose. Ma mi è sembrata una conferenza in cui si è lasciato molto andare rispetto al solito, nel senso anche la, la, la cosa che ha detto, a prescindere dal merito, su Erdogan. Eh, mi sembra che è andato oltre il solito Draghi, no? che è abbastanza contenuto. Mi sa che questo è il vero Draghi, purtroppo. Cioè... Il, il Draghi contenuto, secondo me, è un grande bluff. Lui ha sempre avuto, cioè ha scoperto, io ho visto certe, certe discussioni che, erano, che sono state fatte quando lui era alla, 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 alla banca, eh, alla BCE, e c'era un board, un comitato, non so se era il comitato direttivo o che cosa, dove lo criticavano, no? gli facevano certe domande, i danesi piuttosto che, che, che i tedeschi o gli olandesi, non mi ricordo più, e lo mettevano sotto, no? e lui si trincerava, gli dicevano "Ma scusate, se succedesse così e lui si trincerava continuamente dietro questa forma, dice io mi occupo soltanto dei fatti che abbiamo davanti agli occhi, ciò non è ancora successo, quindi non ne parliamo". Cioè lui ha scoperto in qualche modo che fare l'ermetico rende dal punto di vista dell'immagine cioè con un ermetico dice "Mazzo, chissà quello lì che genio che c'ha dentro, come riesce a non dire". Invece no è semplicemente una forma di difesa, come si è visto, appena la abbassa un attimo perché non ragiona, perché non, sulla frase di Erdogan ovviamente non ha ragionato, l'ha detta istintivamente, gli parte la cazzata. Perché adesso Erdogan vuole le scuse. E hai un bel andare a dire a quell'uomo, no, le scuse non te le diamo. Questo andrà avanti a rompere le balle per chissà quanto e chissà in quale modo poi ci ricatterà. Quindi secondo me il, il, questo mito del Draghi che, che non parla che è solamente una difesa ma dentro non succede granché. Io veramente comincio a pensare che siamo davanti a un uomo mediocre, bravissimo a fare i conti, bravissimo con, con le addizioni, le sottrazioni, le percentuali, le virgole, tutte queste robe. Qui sicuramente è un genio, ma non ti rende una persona intelligente in senso lato. Non ti rende una persona che ha un senso della realtà complessiva? Assolutamente no. Un bravo ragioniere è un bravo ragioniere. Lui è l'eccelso dei ragionieri, ma è sempre un ragioniere, secondo me. Dal punto di vista politico, vale veramente poco quest'uomo Sei del parere anche del mio amico Giancarlo Marcotti, che lui dice quando gli facevo le domande, ma lei, lei eh, faceva con lui la trasmissione su Mori.it, poi lui ha un canale che si chiama Finanza in chiaro, lo salutiamo perché tra l'altro so che ci segue. Quando io gli è arrivato Draghi, gli dissi: però, insomma, possiamo dire che questo Draghi, no, al di là di quello che la pensiamo, è comunque no, non, non è uno stupido, insomma, è un personaggio di alto profilo, e lui dice: gli dice Ma anche no, è, una cosa, è, è, è un sopravvalutato. Mi rispose, no? E, e chissà che non sia così. No, perché il silenzio ha un valore, se nel momento in cui apri bocca, dici qualcosa di veramente geniale. Allora, il guru che sta seduto vent'anni sulla pietra immobile con gli occhi chiusi, poi di colpo apre gli occhi e dice la vita è un fiume, tu dici ma che... sei stato zitto vent'anni per poi dirmi che la vita è un fiume, lo so anch'io, tutto scorre, lo dicono i greci da tremila anni, bravo, no? Ecco, questo è un po', po l'esempio. Lui è il guru, che sta, lo stilita che sta sulla pietra immobile vent'anni e quando apre, apre bocca dice la banalità più banale del mondo. Allora, vediamo tra l'altro un'altra frase che due frasi che diciamo sono da rimarcare: che avete tutti più o meno rimarcato. Quella su Speranza, eh, speranza lo stimo molto, l'ho scelto io. Complimenti, <ride> cioè, questo non si è neanche accorto che ha un ministro della salute che non è nemmeno laureato in medicina. Quindi, già questo indipendentemente da, da, dal personaggio Speranza. Vuoi un ministro in una fase pandemica, non dico in tempi normali in cui tutto va bene e al massimo c'è qualcuno che ha un raffreddore, no. In una fase che ci dicono loro, pandemia mondiale, quindi emergenza mondiale, tu arrivi al governo, hai un ministro che non è nemmeno laureato in medicina, che palesemente non capisce niente, niente di medicina, perché parla come una trombetta che ripete quello che gli dicono del CCS e lo conferma. Ma no, allora scusami porta Il tuo cane, lo metti lì uguale. Basta che, o un pappagallo, basta che sappia ripetere quello che ti dicono gli altri. Cioè, hai mai sentito speranza fare un discorso di tipo medico sanitario? Mai e tu lo confermi e te ne vanti pure. Ha fatto bene Salvini, secondo me, a schiacciare, il, a schiacciare quel tasto lì, perché è un tasto dolente e ha obbligato. Appunto, siccome l'ha messo sotto attacco eh, Salvini, ha messo sotto attacco Speranza. Ha obbligato Draghi, venire allo scoperto, a difenderlo apertamente. E adesso si assume la responsabilità anche lui. E l'altro passaggio è quando dice: eh, cosa che si era capita anche da parole di altri esperti, tra virgolette, che eh, sarà necessario un vaccino contro le varianti tutti gli anni. Ma va? Eh. Questo lo dicono i virologi dal giorno zero. In cui si è cominciato a parlare di vaccini, non dal giorno 1, cioè, prima ancora che iniziasse la discussione, tutti i virologi con la testa sana hanno detto: sarà impossibile fare un vaccino con un virus che muta continuamente. Tant'è vero, dissero, che quello dell'influenza ogni anno dobbiamo rifarlo da capo. Non solo dobbiamo rifarlo da capo ogni anno, ma possiamo andare solamente a prendere i ceppi passati, sperando di imbroccare. Quindi non è neanche detto che lo imbrocchi. Questo, questo l'hanno detto tutti da sempre, ma tutti si è fatto finta di niente, perché la parola d'ordine che arriva da Big Pharma è questa, dobbiamo vaccinare tutti, il mantra è solamente col vaccino usciremo da questo incubo. E questo mantra non si tocca, in base a questa legge universale, tutto ciò che viene detto viene fatto dipendere da questa legge. Questo è il problema grosso che abbiamo oggi, cioè è stata imposta questa falsa verità. Solamente col vaccino ne usciremo. Quindi da lì ricordate: premessa sbagliata, conclusioni necessariamente sbagliate. Quindi dobbiamo fare A, B e C. Quindi dobbiamo attaccare tutti i sanitari che per caso osano ribellarsi. Quindi, come diceva prima Balanzoni, no, il, il PM ci pensa due volte prima di fare una, una, una denuncia contro questa logica. Eccetera, eccetera. Una volta imposta la premessa sbagliata, tutto ciò che consegue è sbagliato. Ma ci sono riusciti, purtroppo. Grazie. Ovviamente al, al collaborazionismo, perché di questo si tratta, collaborazionismo in senso di tempi nazisti, collaborazionismo di tutti i nostri giornalisti. Max ci chiede, secondo voi è normale che sia stato scelto un militare per gestire la situazione vaccini? Ma guarda, normale, di normale non c'è niente in questa, in, questa, in questa situazione. Diciamo, secondo voi è, 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 è logico? Ecco, la, la domanda dovrebbe essere, secondo voi è logico? Secondo me sì. Se il problema è la, la, la logistica, una delle poche cose che sanno fare i militari è organizzare bene la logistica. Le derrate, le munizioni, i viaggi, i collegamenti, Su questi sono bravi da sempre, non è, che sono, non è che gli hanno chiesto di riscrivere la Divina Commedia. Magari gli avessi chiesto questo e due dubbi li avrei avuti. Ma finché mi devi organizzare i camion, le spedizioni, le robe, va benissimo, meglio lui. Eh, di, di un burocrate, qualunque che, che non ha mai distribuito più di 20 caramelle in una volta, questo sicuramente allora, ho visto adesso un messaggio che avremmo chiesto alla dottoressa: no? di, che chiedeva conto questo messaggio, del fatto che in passato la, la dottoressa avrebbe definito i Novax eh, pentadementi. Da quello che ricordo io eh, è, i, era riferito ai 5 Stelle in generale, non specificatamente ai Novax, eh, da quello che. Che ricordo, e comunque la dottoressa, in vari video ha detto di non essere in OVAX, anzi, per, per poter andare anche in zone di guerra, di aver fatto eh, vari vaccini, è, è contraria a questi qua. A questi qua, eh, già da prima che arrivasse l'obbligo, non è una posizione che ha cambiato adesso, perché no, è arrivato l'obbligo anche per i medici, lo dice da, 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 un, da un sacco di tempo. Quindi. Eh, questo diciamo, per, per um, fare ulteriormente. Scusa, di chi stai eh. parlando? Sempre della dottoressa che abbiamo avuto, la dottoressa Balanzoni. Ah, ok, ok, scusa. Sì, sì, no. E che l'ho vista adesso, se no gliel'avrei chiesto prima, ovviamente, quando era eh, collegata. Però a me pare di ricordare a memoria che quella definizione era per i 5 Stelle, tu cur. Eh, ti faccio vedere eh, questo articolo che ci arriva dalla Nazione, credo di Lucca. Allora, è morto il primo anziano che era stato vaccinato a Camaiore. Eh, non a causa del vaccino comunque e nemmeno per il covid aveva voluto testardamente fare il vaccino Arturo Grotti, 97 anni calzolaio storico di Camaiore deceduto dopo aver inaugurato l'antidoto l'antidoto tagliante in città cioè lui era sopravvissuto alla seconda guerra mondiale solo l'età lo ha sconfitto ora non sappiamo ovviamente le dinamiche di questa morte certo pensare che ha superato anche la seconda guerra mondiale eh, fatalmente eh, ha superato anche il codice, cioè l'ondata Covid non l'aveva travolto, e non possiamo ovviamente avere alcuna certezza né in un senso né nell'altro, però fa pensare. Beh, anche, anche Mountbatten il, 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 come si chiama, il, il principe Filippo è Filippo. stato vaccinato. Uno potrebbe dire teoricamente: ha visto? Ha fatto il vaccino il mese scorso e adesso è morto. No, ovviamente, quando arrivi a quel, a quel tipo di età, ovviamente non si può più fare quel tipo di ragionamento, è una battuta soltanto certo. Assolutamente. E comunque continuano ad aprirsi inchieste. Purtroppo è stato anche dichiarato clinicamente morto. Avevo visto ieri sera l'avvocato, mm -hmm. eh, credo fosse sempre di, della Sicilia, quell'avvocato siciliano che era andato anche lui insomma, in gravissime condizioni, 45 sì. anni in questo caso. Eh, era stata già annunciata la morte, poi l'ospedale aveva smentito e, e adesso purtroppo sarebbe in sorta la, la morte clinica. Ecco, scusa Fabio, a proposito di frasi vergo incresciose, vorrei sottolinearne una di Pregliasco ieri che mi ha fatto veramente inorridire. Eh, dopo che c'è stata la, la sentenza dell'EMA, la seconda, quella di, di mercoledì scorso, no? dove la Sabine Strauss ha detto chiaramente abbiamo stabilito una correlazione con questi, seppur rari, casi di trombosi, abbiamo stabilito una correlazione. Due ore dopo Pregliasco va da Mentana al telegiornale, trovate tutto se avete voglia di guardarlo nel, nelle news della settimana di, di oggi che ho pubblicato oggi va da Mentana e dice: a parte questo numero di morti che sono praticamente un numero irrisorio, cioè l'ho definito irrisorio. Irrisorio vuol dire che fa sorridere, che te ne puoi ce ne puoi ridere dietro. Questo è quello che ha detto Pregliasco. È una cosa, secondo me. Schifosa, veramente schifosa. Vorrei vedere se, appunto, se vorrei potergli chiedere: se fosse morta tua madre dopo il vaccino, o tua moglie o tua sorella, lo avresti comunque definito un numero irrisorio perché è soltanto una? È una roba pazzesca che questa gente possa, possa, continui ad andare in televisione e continui comunque a mentire perché, nonostante l'EMA alle 6.05 del pomeriggio. Avesse dichiarato la correlazione, lui alle 21, nell'intervista che ha fatto alle 20 del Tg di Ventana due ore dopo, commentando la, 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 la conferenza stampa del Lema, ha ripetuto che non è, non è ancora stata stabilita confermata la correlazione, cioè è una roba. Sono, lo diciamo ormai da, da un po' di tempo, ormai. La bugia sta diventando istituzionalizzata, è diverso da prima. Prima ogni tanto ne infilavano, qua. adesso sanno benissimo che possono mentire spudoratamente perché tanto nessuno su questo li smentirà mai. Tant'è vero che Mentana, che sape sapeva benissimo alle 8 di sera, quando mandava il telegiornale, qual era stata la sentenza dell'EMA di due ore prima, ovviamente lo sapeva, ma non ha corretto la frase di Pregliasco. cioè Prediasco va in TV, dice alle 8. Non è ancora stata dimostrata la correlazione mentale. Sa benissimo che appena hanno appena detto che è dimostrata, ma non lo corregge. Quindi hanno il, il, il come dire la licenza a mentire ormai, ormai non hanno più la paura che qualcuno li smentisca perché fra loro, siccome sono tutti d'accordo nel mandare avanti questa, questa buffonata, sanno benissimo che nessuno li smentirà. Quindi vanno a ruota libera. Questa è la nuova frontiera della bugia. Cioè, quello che fino a ieri. Era un meccanismo ingannevole quello dei ministri media. Sta diventando un meccanismo palesemente bugiardo. È un passo enorme: stiamo attenti perché sdoganare la bugia senza più aver paura di essere smentiti è pazzesco se ci pensi. Ognuno, detto proprio brutalmente, può andare in TV e dire quel cazzo che vuole, tanto sa che nessun altro lo smentirà purché lui rimanga dentro quel tracciato di bugia ovviamente che è quello che va ripetuto oggi. Cioè il pensiero unico ha ufficializzato se stesso tramite la bugia. Giuseppe eh, ci chiede invece cosa ne pensate delle proteste che ci sono state. E purtroppo la risposta è ci sono state, questo è il problema. Sono durate un giorno, due giorni e poi eh, si fa un po' di casino, si fa finta di dargli retta, si va subito a trovare il... il il povero poliziotto ferito, no, eh, però c'è eh, no, è la violenza mica però no, sì, sì, va, bene, va bene, io vi capisco, diceva Mirta Merlino. No? Io li capisco, lei con lo stipendio che ha, fisso, sicuro da casa, col culo al caldo. Io li capisco eh, questi poveracci che non hanno più soldi per mangiare, certo che li capisci, sono capace anche io a capire, ma il problema è che non fai niente per aiutarli. Io li capisco, però insomma la violenza no c'è stato pure un poliziotto ferito. Io ho guardato le immagini. Ho visto le immagini di un poveraccio con la testa spaccata in due dalla manganellata. Quello non era un poliziotto, ma quello non conta fra i feriti, conta un poliziotto ferito chissà dove. Comunque dicevo, cosa ne pensiamo? Ne pensiamo che purtroppo sono stati, cioè queste dovrebbero essere proteste ininterrotte. Dovrebbero fare come facevano i minatori inglesi negli anni Ottanta, quando dicevano adesso andiamo in sciopero, e per sei mesi non mangiavano, andavano in sciopero per sei mesi. Cioè, quello bisognerebbe fare adesso. Protestare tre giorni non serve a niente perché il ciclo delle news ti mangia la notizia e te la assorbe e te la metabolizza. Già te la morbidisce, appunto. Cioè, invece di, di, di far capire bene quali sono i problemi di questa gente, spostano l'attenzione sul poliziotto ferito oppure su quello lì con le corna. Eh, C'era quello con le corna sembrava quello del Campidoglio, eccetera, eccetera. Ecco. Dopodiché la spostata, quindi già l'hanno ammorbidita e poi il ciclo delle news finisce. Il giorno dopo viene coperto da una nuova spalmata di merda. Scusate le immagini un po' forti, ma questo è quello che avviene ogni giorno in TV. E quindi l'effetto è andato a zero, cioè finché non c'è una, una, una protesta continuata e collegata in tutte le città, di gente che si mette lì che non va più a casa, che prende anche le manganellate. Ma si mettono lì con la tenda, fissi da qualche parte, che vengono a obbligare la polizia a sgomberarti con la forza e continui a farlo. Allora a questo punto, forse si accorgono di qualche cosa là dentro nel palazzo, se no, sai quanto gliene frega a loro di quei 5.000 che per 20 minuti hanno fatto un po' di casino sotto le finestre di Montecitorio. Non gliene frega niente. Allora Danilo dice: Il problema è che si guarda il dito e non la luna e gli storatori e i commercianti vogliono tornare a lavorare. e Sono disposti ad accettare, per esempio, il pass vaccinale. Cioè, il tornare anche al prima senza un cambio di sistema generalizzato non è forse la miglior soluzione. Al, al prima? In che senso? Ci non ho capito. No, il anche il mondo come era prima, no, di questo eh. data COVID, c'erano comunque delle storture no, legate comunque al mondo dell'economia e della finanza che non è che tornando comunque a come era impostato prima è, è comunque un bel futuro ci prospetterebbe No, siamo, siamo passati dalla, dalla padella alla braccia, appunto, cioè, diciamo, abbiamo, no, Ma magari si pensa, siamo arrivati a rimpiangere il prima, che era già pazzesco com'era rispetto a come siamo adesso in situazione. Il prima ci sembra idiliaco e purtroppo è sempre così man mano che passano gli anni. Eh? Cioè, nei primi anni 2000 rimpiangevamo gli anni 90 eccetera eccetera dopo, dopo il 2008 anche se il 2008 rimpiangevamo gli anni 2000 adesso rimpiangiamo la situazione del 2008 pensa un po che roba aggiornamenti sul fronte russia ucraina guarda io ho, ho ricevuto un video mi l'ha mandato qualcuno dalla Germania che diceva bombardamenti a Lugansk che è una delle due capitali della scusate, del Donbass, eh, però non, non c'erano indicazioni, si vedevano preso da una finestra la città che di colpo veniva bombardata, bombe che splotevano per tutto, andava via la corrente e sentivi parlare con quello che sembrava un accento russo, però non, non avendo, cioè, poteva essere anche un bombardamento in Siria di sei anni fa, per cui non, 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 non ho informazioni dirette di nessun tipo. L'unica cosa che è interessante, però, in effetti, una, no, scusate, un aggiornamento c'è. L'ho trovata ieri la notizia. L'Ucraina ha chiesto un'accelerazione per il suo processo di entrata completa nella NATO. Perché adesso non è un'entrata completa, non è dentro nella NATO, è considerato paese amico. No? Quindi, come dire, non può teoricamente invocare l'articolo 5 della NATO se venisse invaso, se venisse attaccata dai russi. Se i russi attaccassero il Donbass e l'ucraina e l'Ucraina fosse già parte integrante della NATO. L'Ucraina invoca l'articolo 5, il maledetto articolo 5 della Nato, che dice che, de, 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 sì, del patto atlantico, che dice che in qualunque caso una, qualunque delle nazioni venga attaccata, ha il diritto di chiedere l'aiuto di tutte le altre nazioni della Nato, che è la, teori, che è la, la, la teoria base di un, di un patto militare atlantico, che, che era quella, quella era l'idea, no? Attenzione, perché se attacchi, ne, ne attacchi uno rispondiamo tutti insieme. Ovviamente l'articolo 5 è, sta, è stato usato... In, in modo molto improprio perché serve proprio dare la scusa a qualcuno per tirare tutti dentro una certa guerra che poi diventa la coalizione internazionale. Ecco il fatto che l'Ucraina abbia chiesto l'accelerazione del processo di completa integrazione e accoglimento nella NATO è preoccupante da questo punto di vista. Vuol dire che c'è un piano ben preciso, vuol dire che si aspettano evidentemente, a furia di provocare, un attacco dei russi nel Donbass e quindi poi per poter invocare l'articolo 5. Vediamo ancora qualche un paio di spunti e poi andiamo a uh, chiudere? Eh, si è parlato molto in questa settimana del anche se poi sembra un, un bando abbastanza ce n'era stato un altro nel 2015, no? il bando dei. Questo bando dei container. Eh, io non ci credo molto, ovviamente allo scenario apocalittico. No? Che, che chiude, chiuderebbero lì chissà quali dissidenti, Insomma, mi sembra una cosa un po' campata in aria. Eh, secondo te? Anche secondo me, ne abbiamo parlato anche ieri sera con, con Quaglia e con Margherita. La notizia è vera, cioè il bando è vero, l'abbiamo visto tutti, dice tot container e abbiamo tratto un paio di conclusioni possibili. Una è che ci si aspetti una serie di terremoti in tutta Italia, per cui di colpo si sia diventati previdenti e si vogliono mettere già ovviamente la battuta. L'altra è che possono servire in caso di una situazione che in qualche modo escalasse, non so se mi viene la parola giusta, crescesse militarmente con l'Ucraina. L'idea anche a me che questo sia correlato al covid non riesco a capire in che modo, cioè c'è talmente un salto quantico tra la situazione in cui siamo adesso, bene o male, stiamo discutendo sulla legittimità costituzionale di obbligare una certa categoria specifica di persone, gli operatori sanitari, a vaccinarsi oppure no. Da lì a pensare che si arrivi a, in qualche modo a rinchiudere migliaia di cittadini sotto una... cioè c'è un salto veramente grosso e non dico che non sia possibile, eh, perché nel mondo di oggi tutto è possibile, ma non vedo l'intelligenza cioè da parte del governo di arrivare già a, un, a prevedere una situazione del genere. Quando il loro problema è ancora quello di riuscire a obbligare i sanitari, ecco, cioè ste, sarebbe una partita di scacchi talmente intelligente, giocata talmente in avanti, che no, non voglio accreditare i nostri governanti di, di, di una tale lungimiranza. Eh, Ieri sera nel giornale abbiamo mandato un'analisi che potrebbe anche starci di un um, consular filosofo che si chiama Pierluigi. Eh, Peluffo che nella sua pagina ha fatto uh, un'analisi e lui ha associato questo tipo di bandi appunto siccome ce n'era stato un altro nel 2015 che era fatto in funzione migranti cioè secondo lui eh, lui parte insomma fa tutto mi ascoltato fa tutto insomma un discorso storico di disgregazione sociale ed economica che parte eh, con l'11 settembre passa per Lehman Brothers insomma, tu, eh, si arriva poi a oggi e secondo lui que questo tipo di container potrebbero eh, Servire l'emergenza economica che eh, deflagherà a breve, cioè probabilmente con una maglia di persone che rimarrà si ritroverà sì, quasi nella condizione di migranti che venivano messi negli hotel. Non lo so, eh, è, eh, è una delle ipotesi, anche questa, anche lì eravamo al limite fra la battuta, tra il serio e il faceto. Fra l'altro, scusami, Fabio, c'è anche un'altra ipotesi da non scartare che sembra stupida, ma non è assolutamente stupida. Eh? cioè, solo chi sta al governo sa che queste cose, chi sta, diciamo, vicino alle amministrazioni, sa come funzionano certe cose. Io mi ricordo una volta che parlavo con un amico che era diventato assessore, non so più in quale provincia, eccetera, eccetera, o faceva parte del consiglio provinciale o regionale di qualche provincia, eccetera. Il quale mi diceva: Noi passiamo le giornate a cercare di inventarci una qualunque scusa per poi poter raccogliere dei soldi. Questi qui erano addirittura, mi sembra che fosse il Trentino-Alto Adige, volevano fare, non so una serie dei concerti per salvare le balene, cioè le robe assolutamente assurde pur di riuscire ad avere dei finanziamenti di qualche tipo. Cioè, non, non mi stupirebbe che, saltasse, che magari c'è qualcuno che vende container, che ha tutti questi container che non sa cosa farne, che trova qualcuno che conosce qualcuno che è amico di qualcuno, che oh, però se potrebbe fare questa cosa, che li mettiamo come possibile, magari gli vendono al governo l'idea. Che si po possa servire dei container di emergenza perché ci aspettiamo un sacco di, 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 di poveracci che non avranno neanche più casa, cioè offriamo, bisogna offrire al governo una scusa logica plausibile per poter e poi mettiamo in piedi questa operazione e ci guadagniamo tutti un sacco di soldi. Guarda che non è così stupida la cosa, cioè da, se, tu, se tu entri nella logica del cosa ci possiamo inventare per portare a casa un po' di soldi a spese dello Stato, cioè ovvero della collettività, di idee te ne vengono tante. Eh. Ci segnala Cinzia: i post Instagram ufficiali di Io Apro contiene la propaganda a visitare il centro di informazioni e situazioni di vaccinazioni. Sono una sorta di sponsor. Il doppio messaggio è: apriamo se vi vaccinate. Infatti, avrei voluto, li stiamo invitando da qualche settimana, poi per, erano in tour. Eh, mi piacerebbe proprio fare questa domanda a, a, a questi organizzatori di io apro: eh, che cosa ne pensano ecco, de, se gli dicessero ecco, potete aprire, ma se fate entrare solamente i, i vaccinati o chi ha fatto so, il tampone nelle ultime 48 ore? Perché immagino che eh, la risposta di molti commercianti pur di riaprire accetterebbero questo, però non capendo che continuando a cedere sul fronte delle libertà individuali eh, si va sempre peggio cioè, apparentemente per loro sarà un vantaggio momentaneo ma a che prezzo però. è proprio quella il, come funziona il ricatto cioè prima ti tolgo qualcosa che è tuo di diritto e poi ti dico te lo ridò a condizione che sapendo che tu sarai più o meno disperato accetterai la condizione quella condizione che ti viene data come temporanea poi stranamente diventa permanente, nessuno più te la leva. Cioè una volta accettato il concetto che per andare al ristorante bisogna essere vaccinati, addio è finita. Perché se passa il concetto, allora dopo anche per andare allo stadio, per andare al concerto, per andare in farmacia, teoricamente devi entrare soltanto... Cioè, puoi metterlo dappertutto, capisci? È chiaro che è difficile chiedere ai ristoratori no, non accettate... Una, una via di mezzo del genere pretendete di tornare alla vera normalità, perché loro sono disperati. Ma purtroppo il ricatto funziona così. Cioè prima ti tolgo qualcosa di cui so che hai bisogno, e poi per fartelo riavere ti ho ti detto certe condizioni. Si chiama libertà democratica questa, fra l'altro. Perché loro poi diranno, eh, quelli del governo hanno accettato loro una cosa del genere, non è mica che le abbiamo obbligati, no? Grazie Massimo, Contro TV, eh, con le tue trasmissioni come sempre da lunedì. Eh, ci rivediamo sabato prossimo. Grazie a tutti. Un saluto a tutti. Ciao, grazie.